con Gabriele Detti alla festa dell'Antico Tiro a Volo per questo bel torneo di tennis. Una bella festa e un bel circolo, Gabriele. Sì, sì. Avevo già avuto modo di venire a vederlo, è molto 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 bello, ben tenuto. Mi spiace di non poter vedere qualche partita perché mi piacciono tutti gli sport, a dire la verità il tennis anche in particolar modo, però purtroppo devo fare sta toccata e fuga e a breve anche tornare a Ostia, perché sennò un buon Moro si arrabbia. Ti stai allenando, manca un mese all'appuntamento più importante della stagione, come stai in questo momento, come ti senti? Bene, bene, stiamo lavorando molto bene, infatti sono anche abbastanza contento. Poi abbiamo cominciato a nuotare fuori, quindi quando nuoti fuori stai sempre bene, diciamo così. L'appuntamento si sta avvicinando, non diciamo niente, come potete immaginare gli sportivi insomma continuano a far finta di essere scaramantici, ma poi alla fine non è vero. Stiamo lavorando nel miglior modo possibile e speriamo di arrivare poi laggiù nel migliore dei modi. Senti, non diciamo niente scaramantici, però possiamo dire Gabriele Detti arriva da anni positivi, ricordiamo tutti le Olimpiadi, c'eravamo a Rio de Janeiro. Chiude questo mondiale soddisfatto? Se non c'è un'idea, chiudo soddisfatto se mi diverto, faccio divertire chi mi guarda e nella speranza che tutto possa andare come deve, che possa fare qualcosa di buono. E guardando a tra un anno, perché alla fine manca poi solo un anno alle Olimpiadi di Tokyo, tu il ghiaccio l'hai rotto alla grande a Rio de Janeiro, quindi magari un po' meno emozione, sarà la seconda Olimpiade. No, sono il terzo, a dire la verità. È vero, è vero. A Londra però ero un bambino, quindi sì, quello, l'Olimpiade è un discorso a sé, manca poco ma manca tanto in realtà, perché insomma sono mesi lunghi, duri e faticosi. Ho questa fortuna, a meno che non cambino il programma, ho la fortuna e la sfortuna di aprire, come sempre poi capita, quasi ogni evento apro le danze per la squadra e cercheremo di farla partire bene come 3 anni fa. Magari se qualcuno mi vuol bene meglio, sperando non peggio, perché sarebbe brutto. E niente, per ora posso solo immaginare un po' come potrebbe essere, c'è tanto tempo ancora, quindi non abbiamo fretta. Tu il fatto di cominciare, prima hai detto fortuna o sfortuna, tu come lo vivi? È buono? Non... A me non mi cambia niente, a me basta gareggiare, quando sono lì voglio gareggiare, quindi che sia prima o dopo può essere una fortuna, perché magari se va bene appunto do la carica buona alla squadra, una sfortuna perché se magari sei un po' titubante poi siamo una difficoltà. Siamo allenati, siamo preparati quasi a tutto, quindi mi auguro che non sia un problema come non è stato all'ultimo. Sono andato lunghissimo, però un'ultima cosa te la chiedo: se Gabriele guarda tra 10 anni e pensa quante cose ha ottenuto, già ne ha ottenute tante, ma una cosa che vorresti, ovviamente parlo a livello sportivo. Ma non lo so, la risposta più banale sarebbe l'oro olimpico, non voglio dire quella perché come ho detto prima dobbiamo giocare sulla scaramanzia. Ma io sono contento di ciò che ho fatto finora, spero di poterlo ripetere, ecco. Mi riterrei contento se una volta arrivato al momento di dire basta, guardando indietro non ho, senza rimpianti, senza rimorsi, ho fatto tutto quello che volevo fare, bene, ok, possiamo fare festa. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.